così mi vedete, così si sente anche meglio. E allora, innanzitutto, buonasera a tutti, grazie per essere così tanti, così numerosi a confermarmi che c'è un entusiasmo nel paese, entusiasmo diciamo a tutte le latitudini. Sono stato a Palermo qualche giorno fa, non potevo che iniziare da Palermo il mio giro dell'Italia e oggi sono qui, sono stato prima a Ravenna, poi a Ferrara e ora qui e poi proseguirò purtroppo nella provincia di Modena, nelle zone colpite dal sisma e sono molto molto contento di vedervi così tanti e così numerosi. Io in questa, come si diceva prima dell'introduzione, ho fatto questa scelta che mi è costata, perché ho fatto per anni, 25 anni, il magistrato, il pubblico ministero, sempre in Sicilia, sempre ad occuparmi di indagini di mafia, contro la mafia, contro la corruzione, e cercando di colpire non soltanto la mafia militare, ma anche e soprattutto la collusione, le collusioni con la mafia della politica, delle istituzioni, del mondo degli affari, dell'economia e così via. E però quello che ho notato, soprattutto negli ultimi anni, che la mia azione, che pure ha avuto importanti esiti e risultati sul piano giudiziario, era un'azione incompleta, e quell'azione incompleta necessitava di un completamento che venisse dalla politica. La politica è stata, lo sapete voi come me, meglio di me, la politica è stata per anni estremamente deludente, anzi peggio, ha distrutto l'Italia, quello che è rimasto. La politica era una politica con la P maiuscola che è diventata sempre più con la P minuscola, e questa politica non ci ha aiutato e non ha contribuito a completare l'opera che molti magistrati hanno fatto nel paese. Allora, di questo ho avuto una netta sensazione da anni, e allora ho capito che bisognava fare altro, che non bastava l'azione dentro le aule giudiziarie, e così per questa ragione da anni, come sapete, essendo stato anche diverse volte in Emilia, ho capito che accanto alla mia azione di magistrato dovevo mettere anche l'azione di sollecitazione della società. Occorreva, l'ho sempre detto, un nuovo protagonismo della società civile, un protagonismo dei cittadini e delle cittadine che aiutasse noi, completasse la nostra azione e sopperisse agli inerzi, ai silenzi, alle insufficienze della politica. Sono stato spesso nelle piazze, nei teatri, nelle scuole dicendo: noi abbiamo bisogno di voi. E quello che mi è successo, soprattutto nell'ultimo anno, di percepire un'aria diversa, un clima diverso. Cittadini sempre più numerosi, sempre più indignati nel contempo, ma anche sempre più desiderosi di partecipare, di dare il loro contributo per cambiare il paese. Ma la domanda che spesso mi veniva fatta, alla quale io cercavo di dare la risposta, ma mi rendevo conto che la mia stessa risposta era insufficiente e inadeguata, era: ma io, in definitiva, cittadino, che posso fare se non ho gli strumenti per cambiare le cose? Era una domanda che spesso mi sono sentito ripetere, perché io da una parte incitavo i cittadini a essere più protagonisti, dall'altro i cittadini mi dicevano: sì, noi vogliamo essere protagonisti, ma come, dove? E credo che questa sensazione, questa impressione si è moltiplicata negli ultimi mesi,
di quest'anno, quando ho sentito e ho avvertito sempre più forte questa richiesta e questa esigenza di esserci. Questo ho valutato. Nel contempo ho portato in porto quella che è stata negli ultimi anni l'indagine più importante alla quale ho dedicato tempo ed energia, quella, come saprete, che in questo momento si sta celebrando il processo a Palermo, l'indagine sulla trattativa tra Stato e mafia, la scellerata trattativa tra Stato e mafia nel 92-93. Al di là del merito di questa indagine, c'è un giudice che valuterà se gli elementi di prova sono sufficienti per condannare gli imputati di quel processo. Al di là della vicenda giudiziaria che altri miei validissimi colleghi della Procura di Palermo stanno proseguendo, credo che abbia dimostrato un aspetto, e quello è certo ed è dimostrato da sempre, che noi non ci siamo mai liberati dei poteri criminali come la mafia, ma non solo la mafia, tutti i poteri criminali, compreso le forme di criminalità organizzata che sono anche quelle della politica e della criminalità economica. Noi non ci siamo liberati dei poteri criminali perché non c'è stata la volontà di farlo. Perché perfino quando ci sono stati morti per strada, perfino quando i poteri criminali sono arrivati alle stragi, c'era qualcuno dello Stato che invece di tenere la schiena diritta e affrontare a viso aperto i poteri criminali faceva gli accordi dietro le quinte per stringere patti e scellerate trattative. E allora io ho capito che anche per questa ragione diventava difficile, se non impossibile, dalle aule giudiziarie arrivare fino in fondo al percorso della verità, della giustizia, della pulizia e dell'eguaglianza se non c'era una sponda fuori dalle aule di giustizia. L'ho trovato in quei cittadini che però continuavano a dirmi: noi vogliamo partecipare ma non troviamo una casa dove farlo. E allora è stato lì che ho pensato e ho deciso che l'unica maniera per trasformare questa voglia di partecipazione dei cittadini era costruire assieme a loro una nuova casa. E questa casa oggi si chiama Rivoluzione Civile. E si chiama Rivoluzione Civile, un nome che io ho voluto dare, che è una mia idea, ho voluto dare con orgoglio e ambizione, perché davvero questo paese, l'Italia, ha bisogno di cambiamenti profondi come quelli di una rivoluzione, che sia una rivoluzione morale, che sia una rivoluzione politica, che sia una rivoluzione etica, una rivoluzione economica. Una rivoluzione però appunto civile, dei civis, la rivoluzione dei cittadini, perché abbiamo bisogno, questi cittadini, i cittadini indignati e stanchi di rappresentare, di dare, cioè deleghe, di essere rappresentati da chi non è degno di rappresentarli, i cittadini che devono in prima persona portare avanti le loro istanze e le loro esigenze. Per questo, in coerenza con quello che ho sempre detto, pur nel pieno rispetto di alcuni partiti che si sono distinti dagli altri negli ultimi anni e che infatti alcuni di questi sono certamente dentro, e vi ringrazio per aver aderito al progetto di rivoluzione civile che sostengono, ma io per coerenza ho sempre detto che io non avrei mai indossato una casacca di partito, non sarei mai stato sotto la bandiera di nessun partito, e quindi ho pensato non di costruire un nuovo partito, non mi interessa costruire un nuovo partito, a me interessava dare avvio al movimento, a un movimento di cittadini ai quali invitare a partecipare e a sostenere anche i partiti che rappresentavano la buona politica in questi anni, perché si sono opposti al montismo, al berlusconismo. Ma la cosa più importante, la priorità, era stimolare questi cittadini. Il problema era come farlo.
E allora per questa ragione ho deciso di mettere a rischio, lo so, l'ho fatto con questo mio impegno politico, di mettere a rischio la mia storia, la mia reputazione, se vogliamo, e tutto il mio impegno di questi anni in magistratura per una proposta politica difficile, complicata, molto ambiziosa, peraltro difficile e rischiosa anche perché maturata in poco tempo in una situazione estremamente difficile, considerate che l'idea è maturata sostanzialmente un paio di mesi fa, anzi meno, un mese fa, è nata la Rivoluzione Civile a un mese. Ci ho cominciato a pensare qualche settimana prima di far nascere la Rivoluzione Civile ed è avvenuto tutto di corsa in occasione del mio viaggio in Italia per le festività natalizie, quando avevo ancora l'incarico alle Nazioni Unite dall'altra parte del mondo, in America Centrale, quando si è ragionato assieme ad amici. Luigi De Magistris, mio ex collega, è stato il primo con il quale ho parlato di questa idea, di questa mia proposta, e ho detto che ho pensato che l'unico modo per sollecitare e stimolare questo nuovo protagonismo dei cittadini era appunto provare a fare io in prima persona, a dare l'esempio, io a mettermi in gioco dicendo sono qui, sono pronto a dare il mio contributo, sono pronto a mettere a disposizione di una proposta politica nuova per portare in Parlamento i cittadini dell'impegno civile quotidiano, ma sono disposto a farlo solo a patto che ci stiate anche voi. Non volevo e non voglio costituire un nuovo movimento personalistico, leaderistico attorno a Antonio De Luglio, non mi interessa. Ho fatto una proposta diversa, anche se sì, c'è il nome in gloria, ben evidenza da una lista, ma quello mi è stato, diciamo, consigliato dagli esperti in materia di immagine e di campagna elettorale, perché con tempi così stretti e così rigorosi c'è il rischio che l'elettore non avrebbe riconosciuto il nome Rivoluzione Civile e lo stemma e il simbolo mettendolo in collegamento col mio nome. Ma non è il nome in gloria la cosa più importante è Rivoluzione Civile. E quando ho pensato a questa cosa ho detto provo a vedere se riesco a stimolare questo nuovo protagonismo politico dei cittadini appunto con l'esempio. Ho detto io sono qui, sono pronto a mettermi a disposizione, ma a condizione che anche voi, cittadini e cittadine, impegnati in questi anni, facciate dei passi avanti. E questi passi avanti sono venuti subito sentito quell'entusiasmo e quella stessa voglia di partecipazione che avevo percepito girando l'Italia in quell'anno. Ho capito che finalmente avevamo trovato insieme l'idea che poteva essere un modo per far riaffezionare alla politica tanti italiani stanchi e stufi della vecchia politica. E lo facevamo e lo faccio e lo voglio fare dando nelle mani degli italiani, dei cittadini italiani, questo strumento, perché siano loro a mettersi in prima fila. Questo l'ho fatto e l'ho fatto anche con un'operazione da questo punto di vista possiamo dire doppiamente complicata e rischiosa, cercando di realizzare una sintesi fra la società civile, gli uomini e le donne non professionisti della politica che per anni con passione civile si sono impegnati in queste battaglie, assieme alla politica, alla buona politica dei partiti che in questi anni, dentro e fuori le istituzioni, dentro e fuori il Parlamento, hanno combattuto una battaglia non meno importante e nobile di opposizione contro le politiche del governo Berlusconi che si sono avvicendati in questi anni e del governo Monti da ultimo. Politiche irresponsabili che hanno portato a questa
deriva il nostro paese, scaricando i costi della crisi finanziaria sulle fasce medio-basse della nostra popolazione e lasciando indenni i ceti alti, i poteri forti, i poteri delle banche, delle finanze, perché ben lo sapete, Berlusconi è stato e ha rappresentato la vergogna dell'Italia agli occhi del mondo per anni. Finalmente ce ne siamo liberati e sono convinto che finalmente dopo vent'anni gli italiani sono vaccinati e non si faranno più prendere in giro da Berlusconi. Però sì, ci sarà così, certo, ci sarà chi lo voterà, l'importante è che noi siamo forti, attivi e partecipi e facciamo, come dice la signora, funzionare la testa. E però attenzione a non sottovalutare il pericolo che è costituito dall'attuale premier Monti, perché Monti è certamente persona preparata, seria, competente, autorevole, con credibilità internazionale, porta avanti con maggiore abilità e potremmo dire scaltrezza di Berlusconi, porta avanti le stesse politiche di Berlusconi di cui noi piangiamo ancora oggi le conseguenze, che quello che ha fatto fino ad oggi il governo Monti ne è una dimostrazione. Quindi dico, certamente guardiamoci dal pericolo Berlusconi, ma attenti al pericolo Monti, che in questo momento, se il PD, come pare, ha intenzione irresponsabilmente di fare un accordo di governo con Monti, noi rischiamo di dover pagare nei prossimi anni la stessa crisi nello stesso modo. E allora, per questo e anche per questa ragione, noi avevamo bisogno di questa rivoluzione civile, che dei cittadini non professionisti della politica, assieme alla politica buona che si è opposta al berlusconismo e al montismo in questi anni. Abbiamo fatto questa lista, che è una lista importante, difficile da costruire, proprio perché per due ragioni. Primo, perché dobbiamo organizzare questa sintesi fra società civile e partiti. Secondo, perché per coerenza, avendo deciso di stimolare soprattutto la società civile, avevo chiesto ed ottenuto la disponibilità dei partiti di sostenere questa lista, dando spazio nelle prime file alla società civile, e per questo, per tenere fede a questo principio, noi abbiamo capolista in Groia dappertutto e subito dopo in Groia sempre rappresentanti della società civile. Ma naturalmente questo infame sistema elettorale, che è il Porcellum, ha dato anch'esso non poche difficoltà nel costruire nel miglior modo queste liste, ma ciononostante abbiamo fatto un miracolo, che considerate che in una settimana, di fatto, nell'arco di 72 ore, noi di corsa abbiamo dovuto preparare queste liste con 945, mi pare circa, candidati su tutto il territorio nazionale tra Camera e Senato, delle liste che sono la nostra rivoluzione civile, dei tanti italiani, donne e uomini, che hanno capito il messaggio e il senso del mio impegno politico. Come avevo detto, a me non interessava e non interessa un seggio in Parlamento. Io avevo un incarico internazionale, peraltro le Nazioni Unite, certamente altrettanto autorevole, se non più autorevole, e sicuramente sarei rimasto fuori dalle polemiche che mi stanno investendo da quando ho deciso di scendere in campagna elettorale. Potevo fare questa scelta, certamente professionalmente importante e per certi versi personalmente possiamo dire più comoda, ma ho voluto scommettere su questa proposta politica perché
Io credo che questa scadenza elettorale è come il treno della storia che passa. C'è la possibilità di cambiarlo questo paese e noi non possiamo consentirci di stare sempre sulla panchina a lamentarsi e a protestare contro chi è nella stanza dei bottoni, chi guida la macchina del treno della storia, per poi stare il resto della nostra vita a lamentarci e a dire beh, forse potevo fare di più. Non dobbiamo rimpiangere il fatto di non avere lanciato il cuore oltre l'ostacolo. È il momento di osare, è il momento in cui tanti italiani hanno voglia di una politica diversa. Noi insieme dobbiamo interpretare questa voglia di politica diversa partecipando e stimolando ogni cittadino a partecipare, a credere in questo progetto. Un progetto che poi non è un'operazione di marketing, è un progetto serio, concreto, fatto da persone serie e competenti. Abbiamo persone esperte nelle nostre liste, non solo testimoni. Caro onorevole Bersani, noi non facciamo una lista di testimonianza, noi abbiamo fatto una lista di persone competenti che vogliono cambiare l'Italia, davvero e non la parola. E vogliamo cambiare il paese con i contenuti di programma che noi potete leggere. Domani metteremo sul nostro sito, abbiamo già sul nostro sito la nostra piattaforma programmatica in 10 punti, che è nel manifesto Io ci sto, con il quale io ho avviato, diciamo, l'appello alla società civile, alla buona politica per seguirmi in questa avventura. Ma ora noi abbiamo affinato, anche sulla base di tanti suggerimenti, delle tante proposte che sono venute spontaneamente da tutta Italia, da associazioni, da cittadini comuni, anche dai partiti politici, abbiamo messo insieme tutte queste proposte, ne abbiamo fatto un programma che comunque non è un programma preconfezionato e per sempre. È un programma che si può arricchire sulla base delle indicazioni di tutti. Questo programma sarà sul nostro sito ed è un programma che è molto semplice. Ha due punti cardinali. Il primo è la Costituzione. Io tempo fa, in una occasione pubblica che alcuni ricorderanno, che mi costò altre feroci polemiche contro di me e anche un inizio di procedimento disciplinare al Consiglio Superiore della Magistratura, mi definì partigiano della Costituzione. E quella dichiarazione non era una dichiarazione retorica o enfatica, era una dichiarazione autentica di convinzione del fatto che bisogna imparare a stare dalla parte giusta, stare dalla parte della Costituzione, una Costituzione che viene quasi quotidianamente mortificata e dileggiata, che noi invece dobbiamo attuare, perché ci sono principi della Costituzione che ancora non sono attuati, a cominciare dall'articolo 1. La Repubblica fondata sul lavoro, perché il diritto al lavoro viene negato quasi quotidianamente. Noi dobbiamo restituire a ogni cittadino italiano il diritto al lavoro. E poi l'articolo 3 sull'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, perché la vergogna delle leggi ad personam che sono stati fatti tutti questi anni vanno cancellati, è in cima all'agenda delle nostre priorità politiche. E poi insomma abbiamo l'articolo 11 rispetto al quale l'Italia definitivamente deve dire con chiarezza che l'Italia si vuole fare interprete di una politica della pace, contro la guerra, contro ogni intervento militare, per il taglio delle spese militari. E potremmo continuare con l'articolo 21
governo sulla libertà di informazione, sul pluralismo del mondo dell'informazione, e noi la legge sul conflitto di interessi la faremo, la proporremo subito come primo atto appena inizieremo a finire il Parlamento. Insomma, l'elenco è lungo del perché noi di Rivoluzione Civile ci sentiamo partigiani della Costituzione. E poi c'è il secondo concetto, che è il concetto al quale ho dedicato tutta la mia vita, che è la giustizia. Ma la giustizia è una nozione che va ben al di là, al palazzo di giustizia, alle aule di giustizia. Certo, rientra nei nostri programmi anche una riforma della giustizia, perché la giustizia è stata fatta a pezzi, da anni di responsabili politiche del governo Berlusconi, ahimè spesso con la complicità silenziosa di pezzi dell'opposizione del centro-sinistra, e questo ha determinato il fatto che il sistema della giustizia penale è oggi a pezzi. La giustizia penale ha dei tempi inenarrabili, non è un caso che l'Italia sia stata condannata tante volte dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo a causa dei tempi della giustizia. E sia l'imputato sia la vittima del reato hanno entrambi diritto ad avere decisioni, sentenze in tempi ragionevoli. E di più, quando noi faremo funzionare la giustizia, avremo modo e opportunità di far capire al mondo che l'Italia è un paese credibile, far capire anche agli operatori economici e agli investitori stranieri che l'Italia si può investire ed eventualmente si può ricorrere a un sistema di giustizia efficiente se c'è ragione di ricorrere alla giustizia. Ma quando parlo di giustizia non mi riferisco solo alla riforma della giustizia, che renda rapido ed efficiente la garanzia al sistema e che cancelli quell'ignobile prescrizione breve che è servita ai potenti ad assicurarsi l'impunità. Io non voglio parlare soltanto di questa giustizia, ma io voglio parlare di una Italia che è complessivamente ingiusta. Un'Italia ingiusta perché, per le ragioni dicevamo prima, è iniqua. Il sistema economico è iniquo, il sistema delle tasse è iniquo, il sistema bancario è iniquo, come dimostra da ultimo lo scandalo del Monte dei Paschi di Siena. E su questo bisogna intervenire. Bisogna intervenire, uno, cancellando il perverso intreccio fra politica e affari che ha mangiato il nostro paese, cacciando i partiti fuori dalla gestione delle banche, cacciandoli fuori dei consigli di amministrazione delle banche e delle fondazioni bancarie, primo. Secondo, dobbiamo rilanciare il sistema del credito. Troppi italiani, imprenditori, piccoli imprenditori, artigiani, semplici famiglie, non hanno possibilità di ricorrere al credito perché il sistema bancario chiude le porte. E allora io credo che sia assurdo quello che in Italia avviene, che, come sapete, alcuni di voi sanno, altri forse no. Ogni anno vengono dati in prestito dalla Banca Centrale Europea, dalla BCE, al sistema bancario italiano migliaia di miliardi di euro. Questi finanziamenti vengono dati in prestito al sistema bancario italiano con un tasso dell'1%. Cosa fanno le banche con questi soldi che arrivano? Li reinvestono in bot, guadagnandoci il 5-6%, e soltanto dopo che hanno fatto un'operazione, per carità, legittima essendo banche private che cercano di realizzare profitti, soltanto dopo aver realizzato questo risultato mettono in circolo e a disposizione del chi chiede un credito
quelle somme naturalmente con interessi non inferiori al 7-8% ancora di più. Questo sta strangolando il sistema Italia. Bene, noi abbiamo una proposta precisa e specifica. La proposta nostra è che una parte di questi miliardi di euro che arrivano dalla Banca Centrale Europea vengano intercettati non dal sistema bancario privato, ma da un istituto pubblico di credito a medio termine che possa gestire questi soldi dati in prestito e li dia per progetti concreti, soprattutto da parte di imprenditori che vogliono avviare iniziative imprenditoriali, favorendo occupazione giovanile nel rispetto della legalità, e anche alle famiglie e risparmiatori che abbiano progetti di questo tipo al 2%, in modo tale che nessuno possa approfittare dell'intermediazione finanziaria fra Banca Centrale Europea e cittadini. Questo è un sistema, una proposta concreta. È un sistema, una proposta concreta per aggredire la situazione gravissima di recessione, ormai potremmo definire di depressione economica in cui si trova l'Italia. Altre ricette abbiamo per contrastare l'occupazione, per contrastare la questione del debito pubblico. Noi riteniamo che si debba rinegoziare il fiscal compact e l'Italia non può continuare a essere così come Monti in particolare ci ha condannato ad essere strumento dei poteri forti europei, del potere delle banche e dell'alta finanza europea. L'Italia vuole stare in Europa, ma stare nell'Europa dei popoli, dei diritti e della solidarietà. Questa è l'Europa dove noi vogliamo stare, un'Europa dove l'Italia si faccia alfiere in prima persona di un'alleanza tra i paesi che sempre più entrano in recessione e poi in depressione per rinegoziare il fiscal compact. È un obiettivo raggiungibile che dobbiamo realizzare, altrimenti la nostra economia andrà in default in pochissimo tempo. Questa, assieme a tante altre proposte, sono i contenuti programmatici, consentitemi di dire, davvero rivoluzionari di Rivoluzione Civile. Non è facile realizzarli, ci saranno tante resistenze, ci saranno resistenze fuori e dentro i palazzi. Credo che il modo in cui veniamo trattati dalla grossa informazione pubblica e anche dai grossi gruppi editoriali, dai giornali, come vedete in questi giorni, anche i cosiddetti giornali progressisti che ci diffamano quasi quotidianamente, dimostra quanta difficoltà avremo a comunicare, a far arrivare il nostro messaggio agli italiani. C'è poco tempo per girare, io sto girando l'Italia per questa opera di comunicazione, ma dico che noi di Rivoluzione Civile abbiamo bisogno di tutti voi, anche soltanto per il passaparola su quelli che sono i nostri contenuti. Credeteci e aiutateci, grazie. Io credo che ci sia il tempo, visto che siamo in una conferenza stampa, delle domande prima dei giornalisti e poi eventualmente anche qualche domanda dal pubblico. Se i giornalisti dove sono? Eccoli qua, vuoi fare una domanda? Prego. Buongiorno dottor Ingroia, sono dalla Villa della Gazzetta di Parma. Io le faccio subito una domanda sul locale. Vediamo che nella lista per l'Emilia Romagna c'è un ex esponente del Movimento 5 Stelle, Giovanni Favia. Favia ha accettato il suo progetto, però da quello che ci risulta Grillo, nonostante lei l'abbia invitato più volte, gli ha chiuso la porta in faccia. Perché secondo lei, visto che c'ho il microfono di più, non sono di là. Secondo lei perché gli ha chiuso la porta in faccia, nonostante molte delle vostre battaglie sembrano fatte in comune?
togliamo una volta, sì. Ma perché, diciamo, bisognerebbe chiederlo a Grillo, perché insomma, non sono nella mente di Beppe Grillo. Quello che posso dire è questo. Noi, la Rivoluzione Civile, ha certamente molte battaglie in comune con il Movimento 5 Stelle. Il tema dell'ambiente, la difesa dello sviluppo sostenibile, il rinnovamento della politica, il tema della moralizzazione della politica. Ci sono molti punti in contatto e quindi c'erano i presupposti per aprire un confronto e un dialogo. Io sono sempre stato uomo del dialogo, diciamo così, e mai dello scontro, e mai del conflitto, e perciò mi sembrava normale e naturale che, muovendo i miei primi passi in questa nuova attività, appena rientrato a Guatemala con il mio primo intervento, ho fatto un discorso che era un discorso di apertura, un discorso di apertura, di confronto con le forze politiche già in campo. L'ho fatto in particolare verso il centro-sinistra da una parte e verso il Movimento Grillo dall'altro. Le risposte da una parte e dall'altra sono state piuttosto deludenti. E ho tenuto a lungo, ho detto così in quei giorni, ho tenuto a lungo le porte aperte dall'una e dall'altra parte. Ho ricevuto risposte per lo più negative. Per quanto riguarda Beppe Grillo, in un'occasione mi disse che ringraziavo, che potevo ben chiudere la porta del dialogo. Poi, col passare dei giorni e dell'avanzare della campagna elettorale, il tono delle polemiche di Grillo nei miei confronti, nei confronti del nostro movimento, è sempre andato inasprendosi. E allora devo con una certa amarezza registrare quello che è la mia impressione. E la mia impressione che Beppe Grillo sia ormai diventato un professionista della politica. E siccome è diventato un professionista della politica che fa che quindi in campagna elettorale deve soltanto cercare di portare voti alla sua lista e alzare il livello di critica nei confronti di tutti gli altri, avrebbe, secondo lui, se ha fatto questi calcoli, avrebbe perso voti da un accordo con noi anziché guadagnandoci semplicemente alzando il livello dello scontro contro di noi. Io credo che la politica non si deve fare così. Io non ho voglia né intenzione di fare campagne elettorali aggressive nei confronti di chiunque, anche se, come suol dirsi, non sono scemo, e quindi se uno mi dà uno schiaffone io non rispondo un altro due, però io credo che la politica deve essere svolta non nell'interesse del partito, del movimento, della lista che stai portando avanti, ma deve essere fatta nell'interesse dei cittadini. E allora, se tu guardi davvero l'interesse dei cittadini e non lo fai semplicemente per accaparrare voti, io credo che si debba avere uno sforzo di ascolto delle ragioni degli altri. E lo sforzo di ascolto delle ragioni degli altri significa creare appunto i presupposti per il confronto e per il dialogo. Io non sono persona in alcun modo superba né arrogante, quindi il fatto che Bersani, ad esempio, passando al tuo tema, che Bersani al primo a lettera aperta non ha risposto, non mi ha fatto venire meno dal fare un appello pubblico, e il fatto che non abbia risposto neppure all'appello pubblico non mi ha dissuaso da cercarlo per telefono, il fatto che non mi abbia risposto per telefono non mi ha dissuaso dal fare un sms, noto ormai diventato pubblico l'sms che ha fatto a Bersani, bene ho fatto, visto che Bersani ha poi smentito di essere mai stato cercato da me, caso vuole che avevo conservato
nel mio telefonino l'SMS che avevo mandato a Bersani dicendo: sono Antonio Groia, questo è il mio numero di telefono, qualora lo avesse smarrito, perché ci diamo lei con Bersani, qualora lo avesse smarrito sono disponibile ad incontrarci. Nessuna risposta ha avuto neppure quell'SMS. Bersani evidentemente ci sottovalutava, pensava che noi la rivoluzione civile fossimo soltanto delle mosche fastidiose a ricerca di un autobus per sbarcare il Parlamento. Così non è, noi non abbiamo né voglia né interesse ai posti, e abbiamo così poco interesse ai posti che io ho rifiutato l'offerta sotto banco che un emissario di Bersani mi aveva fatto con il cosiddetto patto di desistenza, promettendoci in cambio, come è noto ormai, non rivelo più un segreto, prima per ragioni di bon ton non l'avevo raccontato, ma è bene diciamo raccontare come sono andate le cose, promettendo quindi un paio di posti per dei senatori mascherati, perché devono essere mascherati, nel senso che devono essere dei futuri senatori da noi indicati, ma che non si capisse all'esterno che erano nostri, dovevano sembrare che fossero del PD. E questo perché? E questo mi ha dato purtroppo l'amara conferma che dovevano essere mascherati, perché l'accordo doveva essere un accordo sotto banco, perché altrimenti Monti si sarebbe irritato e non avrebbe più tenuto fede all'accordo di governo che Bersani evidentemente aveva già stipulato prima di pensare di mandare il suo emissario ad incontrare. Questa purtroppo è... Ho imparato a conoscere la politica, non la conoscevo, ho imparato a conoscere certi sistemi e certi, diciamo, mezzucci della politica. Ripeto, per ragioni di bon ton non ho mai voluto rivelare fino ad oggi il retroscena di questa vicenda, ma forse è bene che gli italiani sappiano con chi si ha a che fare e come va avanti, come è andata avanti per tanto tempo la politica in Italia. Ecco perché noi dobbiamo cambiare pagina, noi dobbiamo cambiare pagina anche nei sistemi e nel modo. Noi infatti al PD abbiamo detto che se davvero l'obiettivo del PD, ma lo abbiamo detto pubblicamente, con dichiarazioni pubbliche che io ho fatto, se davvero il PD aveva come obiettivo quello di sconfiggere la destra, come fino a ieri ha detto Bersani, e siccome le politiche neoliberiste di Berlusconi sono state riprodotte pari da Monti, allora Bersani doveva fare una cosa molto semplice: senza offrirci seggi di cui non avevamo bisogno, avremmo regalato il patto di desistenza a Bersani se Bersani avesse detto chiaro e avesse preso un impegno davanti agli italiani che non avrebbe mai fatto un governo con Monti. E questo non è avvenuto, e proprio perché non è avvenuto mi chiedo e domando a Nichi Vendola che ci sta a fare in quella coalizione. Lo dico, lo ribadisco, perché vedo che Nichi Vendola ogni giorno manda dei tweet, dei 5T da internet con il quale ribadisce che lui ci vorrebbe. Beh, allora lui ci vorrebbe, io non capisco qual è la posizione di Vendola a questo punto, perché qualcuno potrebbe pensare che Vendola semplicemente, un po' furbamente, ha voluto utilizzare, sapendo di non poter arrivare e non volendo rischiare la soglia del 4% come noi rischiamo, vuole utilizzare l'autobus della coalizione di centrosinistra per poi scenderne e chiedere poi a noi di fare una battaglia comune di opposizione quando Monti farà con Bersani l'accordo. E io dico no, è troppo facile questo, bisogna avere il coraggio delle proprie posizioni ed essere coerenti, rischiando eventualmente il proprio, come noi abbiamo rischiato e rischiamo, anche se i sondaggi sono più che confortanti, sullo sbarramento del 4% alla Camera e dell'8% al Senato. Lo facciamo a testa alta, perché noi siamo fuori dai sistemi della vecchia politica e lo dimostriamo nei comportamenti concreti. Gli altri no, gli altri sono la vecchia politica. Ci
sono anche i giornalisti che desiderano fare delle domande. Immagino che siate voi, se voi non siete giornalisti. Perfetto. Se no ci sono, però dovreste venire qui perché abbiamo il filo e io lì non ci arrivo. In periodo preelettorale, secondo lavoro, cittadino esigente. Tanto esigente che per la prima volta in vita mia non so come votare, quindi ho bisogno, grazie per il suggerimento, ho bisogno di rassicurazioni. Mi chiedo, le chiederei proprio le stesse cose che chiedeva lei. A lei invece devo chiedere un'altra cosa, un aspetto della giustizia particolare di cui abbiamo parlato, che è quello dell'ordine. E vedo nella lista di Rivoluzione Civile, per esempio, c'è il nome di Ilaria Cucchi, che è confortante perché riesco a intuire, insomma, cosa può pensare di certi temi. Io sto pensando in particolare, non so, l'introduzione del reato di tortura, l'abolizione dei gas CS nell'ordine pubblico, l'introduzione dei codici identificativi per gli agenti in servizio, crepi l'avarizia, commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti di Genova del G8, la vogliamo fare ora? Poi vedo degli altri nomi però, che sono quelli per esempio di Claudio Giardullo, segretario di un sindacato sedicente democratico di polizia, SIULP, e poi vedo altri esponenti di spicco, Luigi Ligotti, credo che sia populista in Sicilia, al Senato, e Luigi Ligotti TV, ex Alleanza Nazionale, ex difensore, Sì, dicevo, Ligotti, Luigi, Italia dei Valori, ex Alleanza Nazionale, ex difensore di Francesco Gratteri, inquisito poi per, proprio per quei fatti di Genova, che è poi irriso, Ligotti, alla sentenza che c'è stata un paio d'anni fa. Insomma, è gente che gli viene, secondo me, effetto Larsen, si chiama questo, gli viene l'orticaria a sentir parlare le cose che diciamo prima. Allora, siccome sul simbolo c'è scritto il suo nome, a me fa piacere invece sentire dalla sua viva voce cosa ne pensa. E allora, dico subito, ovviamente la lista del Movimento Rivoluzione Civile, come sapete, ha in sé componenti diverse, quindi è normale che dentro questa lista ci possano essere percorsi sia personali sia politici diversi, ma quello che conta, noi non siamo un partito, come dicevo, non siamo un partito e tantomeno siamo un movimento leaderistico, ma quindi quello che conta non è quello che dico io, quello che conta è quello che dicono i nostri programmi nei quali non nascondo, ovviamente, siccome io sono il leader, nel momento di eventuale dissenso tra una e l'altra posizione, come si suol dire, vale l'ultima parola, cioè quella del leader, no? Non perché sia, diciamo, una deriva personalistica, ma perché ci possono essere questi rischi. Per cui non solo mi assumo la responsabilità di quanto le dico fra breve, ma come ho già dichiarato in atti pubblici e in dichiarazioni pubbliche, e come emergerà nel nostro programma, che come ho già detto verrà entro 48 ore pubblicato sul nostro sito, sul sito di Rivoluzione Civile, noi siamo, Rivoluzione Civile è favorevole all'introduzione del reato di tortura. Favorevole all'indicazione dei numeri identificativi sui quali erano gli altri punti, non mi ricordo, il contrario all'uso dei gas in sulla questione della commissione, personalmente ho delle perplessità, ma insomma di questo ne possiamo discutere, perché ritengo che ci siano state comunque
sentenze e processi che hanno evidenziato i fatti verificandosi a Genova, mi pare tardiva la commissione. La commissione andava fatta nell'immediatezza dei fatti, immediatamente dopo, per accertare le responsabilità politiche e eventualmente disciplinari e amministrative di chi era ancora in quel tempo ai vertici. Parla dopo tanti anni o qualche perplessità, ma comunque si può ovviamente cambiare idea. Dopodiché so che ci sono fra i nostri candidati che su alcuni di questi punti hanno espresso punti di vista diversi, ma evidentemente, siccome questi punti costituiscono programma della lista Rivoluzione Civile, se questi candidati hanno accettato di candidarsi in questa lista, hanno accettato evidentemente anche questi punti di programma, si può sempre cambiare idea, evidentemente hanno già cambiato idea o cambieranno idea conseguentemente. Sul punto però io vorrei dire che Claudio Giardullo, che è segretario non del SILP, ma del SILP, della CGIL, quello che io ritengo, definisco senz'altro il sindacato più democratico, la polizia, ha fatto delle battaglie importanti, non solo a tutela dei diritti dei poliziotti, che sono lavoratori che vanno anch'essi ovviamente tutelati, quanto gli altri lavoratori hanno diritto allo stesso rispetto di tutti gli altri lavoratori. È vero che si è pronunciato sulla questione degli elementi identificativi sui caschi protettivi, diversamente da quella che è la posizione di Rivoluzione Civile, ma evidentemente avendo aderito a Rivoluzione Civile aderisce al programma come tutti i candidati. Quanto a Ligotti, e ripeto, il passato politico conta poco, specie se è lontano, è comunque un avvocato. Ora, non possiamo noi confondere e attribuire la responsabilità e anche del rispetto, diciamo, dice da vecchio pubblico ministero, ex pubblico ministero, ma per rispetto anche nei confronti della professione legale, non possiamo confondere e mischiare la professione legale con le posizioni degli imputati. Ci sono avvocati che hanno difeso anche i mafiosi, c'è chi decide di non difendere i mafiosi, c'è chi decide di non difendere chi ha commesso delitti gravi, ma è perfettamente legittima una scelta del genere da parte degli avvocati. Quindi il fatto che l'avvocato, peraltro alla fine di una vicenda giudiziaria, si esprima negativamente nei confronti di una sentenza che ha condannato il suo imputato, perché fa parte un po' del gioco delle parti, l'avvocato non può fare altrimenti che questo. Ciò non toglie che su questo tema noi siamo inflessibilmente dalla parte del rispetto del diritto di tutti, ovviamente a cominciare dai manifestanti, e i fatti di G8 sono stati fatti gravissimi che hanno costituito, come è noto, un segno di vergogna per l'Italia agli occhi del mondo.